fai tu, Carlo, a posto? Vai, Amedeo. Prego, prego. Intanto, buongiorno, mister. Buongiorno. Prima della domanda, ti sarei grato se potessi arrabbiarci sulla situazione sanitaria. Quindi, non sono disponibili soltanto, a parte San Marco, neppure Gori, Cipro, al 100% o può essere aggregato. Allora, in questo momento ci sono fuori San Marco e Gori. Citro ha fatto tutta la settimana di allenamento con la squadra, sicuramente non può essere al 100% per una questione di condizione, però ha lavorato e quindi è a disposizione per la convocazione. Allora, la domanda è questa: io non vorrei essere nei due panni, perché adesso quando ci sono problemi di abbondanza impongono delle scelte che a volte possono anche essere antipatiche, dolorose, eccetera, però le scelte un allenatore deve per forza cosa fare, perché 11 giocano e quelli in panchina possono essere utilizzati. Con il fatto di avere a disposizione questi due nuovi centrocampisti, che poi sono due giocatori di scarsa qualità, possiamo aspettarci qualcosa di nuovo per quanto riguarda la formazione? Non te la chiedo, chiaramente. Oppure si continua la prima strada intrapresa, anche perché la squadra che da 15-16 settimane non perde, è evidente che prima che cambia qualcosa, la squadra che poi è reduce da un successo di 4-0 non è facile da modificare. La mia domanda è proprio questa: ci dobbiamo aspettare che le unità a Cittadella? Allora, per quanto riguarda le scelte, sono contento di avere questo tipo di problema, perché mi ricordo solo qualche settimana fa quando avevo il problema inverso, e vi assicuro che era sicuramente molto più problematico non riuscire a poter scegliere, o comunque non avere magari in panchina la possibilità di cambiare quelle che potevano essere le sorti di una gara. Quindi in questo senso si cercherà di fare sempre tutto con il massimo rispetto per ogni singolo calciatore, e in questo bisognerà comunque pretendere massima disponibilità da parte di tutti, perché in questo senso purtroppo quando si fanno delle scelte in campo ne vanno 11, 12 ne vanno in panchina e gli altri sono fuori dalla convocazione. Quindi in questo servirà grande maturità da parte del gruppo, come ho già detto, a mettersi tutti a disposizione per il raggiungimento dell'obiettivo finale. E quando parlo di mettersi a disposizione significa anche questo, perché bisogna dare il 110% anche in queste dinamiche, anche quando si viene chiamati in campo 5 minuti, anche quando si viene in campo chiamati per un po' più di tempo. Quindi in questo che tutti abbiano ben presente che quello che conta è il bene del Frosinone, non il bene personale. Detto questo, ho già risposto in precedenza quando i due acquisti erano arrivati, per caratteristiche ci danno l'opportunità di avere sicuramente delle alternative e anche l'opportunità di avere comunque un giocatore, dico con E più di Cipsa, perché Cipsa lo ritengo più un mediano di un centrocampo a due, dove lui può rendere sicuramente meglio. Coné invece è un giocatore che ci dà l'opportunità comunque di poter passare con un centrocampo a tre, perché prima dell'arrivo di Castori a Cesena ha sempre fatto la mezzala di un centrocampo a tre. Quindi in questo senso ci dà anche l'opportunità di avere l'alternativa e di poter cambiare. Quindi, mi riferivo pure al fatto che Paganini è tornato a disposizione. Sì, Paganini è tornato a disposizione, però potenzialmente come tipo di ruolo anche lui, per quanto riguarda il modulo che stiamo interpretando oramai da un po' di partite, diventa comunque un'alternativa per il ruolo. Per le caratteristiche, anche Luca comunque ci dà caratteristiche di esterno diverse, perché faccio un esempio: se la squadra vuol passare a giocare 4-4-2, con Paganini lo può fare, perché comunque
è un giocatore che è nato in quel ruolo, quindi in questo senso avere l'opportunità di cambiare può essere comunque sul lungo un vantaggio, perché non è detto che strada facendo avremo anche la necessità di cambiare qualcosa. Sì, ma ci sono o no, ci saranno o no delle novità? La domanda era questa. Ci sarebbe rispetto a una formazione? Non ci sarà, ci giocheremo sempre 3-4-1-2. Ma no, allora innanzitutto l'unica cosa che non possiamo cambiare è il calendario, quindi dovremmo abituarci a giocare prima, dopo, durante, e quindi in questo è inutile stare a pensare al calendario. Detto questo, noi dobbiamo pensare esclusivamente a quella che è la nostra prestazione, la nostra partita. Noi sappiamo che per portare via punti da Cittadella servirà un grande Frosinone, servirà un Frosinone al 100%, servirà un Frosinone votato anche ad una partita di sacrificio, a una partita di corsa, perché affrontiamo una squadra pragmatica, una squadra oramai consolidata, una squadra che si può dire interpreta lo spartito quasi a memoria, quindi sappiamo benissimo che cosa dovremmo andare a fare, che cosa ci aspetta durante questa partita, quindi non possiamo permetterci minimamente di poter fare nessun tipo di calcolo se non quello di dover essere certi di andare a fare una partita di grande sacrificio, di grande abnegazione, perché affrontiamo una squadra in salute. Ecco, Cittadella è una squadra che, come ho detto prima, piace giocare al calcio, ma altrettanto al Frosinone. Secondo lei inizialmente chi è che sarà ad aspettare l'altro? Ma io credo che sia noi che il Cittadella abbiamo comunque oramai abbastanza un'identità di squadra, quindi credo che il Cittadella, per come ha sempre interpretato le partite fino adesso, è sempre stata una squadra che ha sempre cercato di fare il proprio gioco, ha sempre cercato comunque di aggredire l'avversario, di non farlo giocare, una squadra che ricerca molto la profondità, quindi in questo sono sicuro e certo che loro non si snatureranno, così come non si snaturerà il Frosinone, quindi chi riuscirà a fare le proprie cose meglio alla fine riuscirà a portare a casa punti. Come sta la squadra dal punto di vista fisico e mentale? Per mentale si intende qual è, a percezione di Moreno Longo, il livello di attenzione di questi giorni? Ma io credo che sotto l'aspetto fisico per forza di cose ci sia da migliorare, ma credo come noi anche tutte le altre, perché quando si sta fermi 3 settimane, di cui 9-10 giorni obbligatori, io credo che 2-3 partite per ritrovare quello che è il ritmo del campionato ci vada un po' per tutti. Poi normale che c'è anche per caratteristiche fisiche chi può stare un po' meglio o un po' peggio, però in questo senso noi sicuramente miglioreremo giornalmente proprio grazie anche alla preparazione, grazie al fatto di essere ritornati all'attività vera. Detto questo, mentalmente la squadra sta bene, sicuramente c'è positività, c'è entusiasmo, però come ho già detto ai ragazzi, deve essere un entusiasmo positivo, deve essere un entusiasmo che ci tiene, che ci fa lavorare bene, che ci permette di lavorare con serenità, ma allo stesso tempo che ci tenga con i piedi per terra, ben saldi, perché nessuno deve pensare a quella che oggi è la classifica. Noi dobbiamo pensare a lavorare nel quotidiano per cercare di costruirci le nostre opportunità, perché sappiamo benissimo che il campionato ancora oggi è talmente equilibrato, dove si vince una partita e si può stare nelle prime due, si perde, si può uscire dalle prime due diventare terzi, quindi
In questo ci va grande equilibrio, grande consapevolezza che la strada è ancora lunga. Mi sarebbe detto che il modulo sarà il 3-4-1-2. Personalmente il dubbio è quello. Finora fuori casa, sulla mediana 4 esterno di sinistra, ha giocato un giocatore, in casa ha giocato un altro. Adesso giochiamo fuori casa. Non abbiamo ancora deciso, anche perché abbiamo ancora l'allenamento di domani, quindi se la domanda è il ballottaggio Beghetto-Crivello, valuteremo fino alla fine quale giocatore scegliere per poter disputare questa gara. Ma visto io voglio essere più ottimista di Amedeo per quanto riguarda la formazione, so peraltro che c'è ancora un allenamento da effettuare. Ora, sbagliamo se diciamo, noi diciamo, lei non lo dice, che con tutta l'umiltà potrebbe essere anche la formazione, l'ultima formazione, quella che schiererà in campo un volano domenica pomeriggio. Mi sta chiedendo la formazione, quindi nella sua domanda ci sono i sottotitoli. Mister, mi dica la formazione. Ha detto che vuole essere più ottimista. Andrea, l'ultima. Mister, faccio due in una. Non ho risposto. Quanto condiziona la settimana ultima di mercato questo turno di campionato? Se un po', forse lo può condizionare nella mente dei giocatori, secondo lei? E poi è vero, continuiamo tutti a dire, lei in primis, che c'è grande equilibrio, però siamo già all'inizio del giorno di ritorno. Se dovesse dire due avversari diretti del Frosinone per quei primi due posti, quali sono a oggi? Ma allora, io credo che per quanto ci riguarda, il mercato non ci condiziona e non ci può condizionare, perché abbiamo reputato comunque, con questi due nuovi acquisti, il mercato in entrata praticamente chiuso, se non per un'eventuale e possibile partenza di qualche giocatore. Quindi ad oggi non è ancora arrivata nessuna richiesta di eventuale cessione. Dovesse arrivare, la valuteremo con grande calma, e sapendo anche già, grazie comunque al lavoro che stanno facendo anche i direttori, per essere pronti per un'eventuale sostituzione anche all'ultimo minuto. E la seconda parte della domanda era? Le due squadre, sì. Ma io non mi limiterei al giochino di dire due squadre. Una ve l'ho sempre detta, che è il Palermo, dove ho già ribadito più volte che una squadra che ha 7-8 nazionali al proprio interno e ha la storia del Palermo alle spalle, appena retrocessa in Serie B, non può non essere considerata per forza di cose una squadra che può essere una delle candidate maggiore per vincere questo campionato. Detto questo, Empoli, Bari, Parma, e oggi non si può non considerare neanche una squadra, faccio un esempio, come la Cremonese, come una squadra che dici oggi ha l'opportunità di poter essere una sorpresa. Lo Spezia ha fatto un mercato insieme al Parma a dir poco eccezionale per quanto riguarda gli acquisti, quindi in una classifica così corta non si può oggi tracciare un bilancio, se non davvero pensare a quello che dobbiamo fare noi, perché in questo momento noi dobbiamo rimanere molto concentrati su quello che è il da farsi, e in questo credo che ci siano anche dinamiche pregresse che non ci devono far abbassare la guardia per nessun motivo, perché sappiamo che tutti i campionati si giocano sul filo di lana, si giocano per dei dettagli, e quindi in questo, tramite la cultura del lavoro, noi dovremo guadagnarci quelle che sono le nostre chance attraverso il fatto di non trascurare nulla. Posto, grazie. Grazie a voi. L'allenamento no, qua. Sì, sì. Ci alleniamo domani mattina e poi partiamo.